Non c'è scampo nemmeno per chi fa del bene dalla piaga dei furti. La cooperativa sociale I Talenti la notte scorsa ha subito un furto di notevole entità che potrebbe mettere a rischio la loro attività. Ignoti malviventi la notte scorsa si sono introdotti all'interno dei capannoni del mercatone solidale, cose senza tempo, rubando il mezzo con il quale la cooperativa va a prelevare le donazioni. Inoltre ha asportato un computer nella zona ufficio e, non contenti, se la sono presa anche con il distributore automatico di vivande, scassinandolo alla ricerca di chissà quali cifre. Ma raggranellando, come ci ha detto il manutentore questa mattina, solo gli spiccioli del resto. E forse rubati anche altri oggetti all'interno della struttura. Si sta facendo in queste ore l'inventario. Non è la prima volta che i ladri fanno visita al mercatone. Quest'anno la prima è avvenuta il 1° febbraio, presa di mira nuovamente la macchina del caffè. E 2 anni or sono un altro furto con scasso, portando via un altro computer e pochi spiccioli. Ma questa volta il danno è notevole, come ci dice ai nostri microfoni uno scorato presidente. Sì, perché hanno portato via degli strumenti che per noi sono importanti, il computer, quello con cui avevamo la possibilità di lavorare per quel che riguarda quel po' di contabilità e fiscalità che facciamo qua, e il mezzo, un Opel Vivaro che a noi serviva per andare a prendere le cose che la gente ci donava. Noi soldi non ne teniamo, per cui quelli non hanno potuto portare via niente, però la cosa che più ci fa pensare è questa, che non troviamo dei segni di infrazione o di scasso, per cui non so se qualcuno o si è duplicato le nostre chiavi o non so che strumenti possono aver adottato per entrare, insomma, ecco. L'assenza di porte o finestre forzate apre scenari inaspettati e allarmanti per i responsabili della cooperativa, che ora stanno già pensando alle contromisure da adottare. Sulle tracce dei ladri ora ci sono però i carabinieri di Colli al Metauro, che questa mattina hanno effettuato il sopralluogo nei magazzini. Il furto dovrebbe essere avvenuto tra l'1.30 e le 3.30 di notte. Il furgone infatti era stato utilizzato la sera precedente dalla Vaga Band per una serata musicale e lo aveva appunto lasciato nello spiazzale all'1.30 di notte, mentre alcune telecamere lungo la Flaminia hanno rilevato il passaggio del mezzo alle 3.30 del mattino. Questo furto rischia di compromettere l'attività della cooperativa, non disponendo del mezzo idoneo per operare. Ricordiamo che la cooperativa I Talenti è anche un'attività imprenditoriale volta all'inclusione professionale e lavorativa di giovani svantaggiati, che conta 10 dipendenti e diverse borse lavoro e tirocini formativi. Ma ora tutto ciò, dopo questo furto, è messo seriamente in pericolo.